Si continua a sottolinearlo, ma mai abbastanza. Uno stile di vita sano e una corretta alimentazione sono fondamentali nella prevenzione delle malattie cardiache e non solo. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Lidia Rotavender, presidente ALT, Associazione per la lotta alla trombosi e alle malattie cardiovascolari. L'alimentazione che è fondamentale. Noi siamo abituati perché siamo usciti da una, nella mia in particolare, una generazione che è arrivata nel dopoguerra. Noi siamo i cosiddetti baby boomers e il pericolo, il dolore della guerra ha portato con sé un'altra conseguenza che era quella della mancanza di cibo. Io credo che tutte le famiglie abbiano, dopo la guerra, cercato di gratificare i loro figli e dimostrare il bene che volevano i loro figli anche nutrendoli. E questo è andato bene per un certo numero di anni. Oggi dobbiamo smetterla di pensare che nutrendo, almeno nel nostro paese, che nutrendo i nostri figli in modo eccessivo, noi possiamo fare il loro bene. È importante la qualità di quello che mangiamo. È importante la quantità di quello che mangiamo. L'associazione europea che riunisce le fondazioni e le associazioni che si occupano di prevenzione cardiovascolare, che si chiama European Heart Network, per il quale noi rappresentiamo l'Italia, sta facendo un'azione di pressione straordinaria sulla Commissione europea e sul Parlamento europeo perché vengano emanate delle leggi che facilitino una migliore alimentazione, migliore in termini di qualità, migliore in termini di quantità e per addirittura premere sulle aziende che producono cibi perché con coscienza affrontino il tema di che cosa contengono questi cibi e li modifichino. Nessuno vuole criminalizzare nessuno, credo che l'utente finale, colui che sceglie, siamo ancora noi. Certo, se mi è più facile fare attività fisica perché ho disponibilità, se mi è più facile accedere a cibi sani anziché a cibi che sono conservati con sostanze che li danneggiano e che mi danneggiano, se tutto questo viene facilitato nelle scuole, nei luoghi pubblici, nei luoghi istituzionali, probabilmente è più facile anche per me prendere coscienza e forse fare qualcosa per modificare.